Il partigiano ebreo Emanuele Artom combatté nelle formazioni di Giustizia e Libertà in Valpellice. Catturato, morì il 7 aprile del 1944 nel carcere Le Nuove, dopo orrende torture. Il suo corpo non è mai stato ritrovato. Probabilmente venne abbandonato nella zona dove oggi si trova il Parco Colonnetti, a Mirafiori Sud. Qui una via intitolata al suo nome, dal 28 al 30 giugno, si svolgerà Avevamo 20 anni, artisti per Artom, un grande evento organizzato dal Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale del Piemonte e dal Laboratorio CTM. Una tre giorni di musica, incontri, letture, proiezioni, percorsi nel quartiere, eventi sportivi, momenti enogastronomici, per riscoprire attraverso la figura di Artom, uomo, giovane partigiano, intellettuale, attento osservatore della realtà politica e culturale del suo tempo, l'immagine di un quartiere che della diversità, come della continua rigenerazione, ha fatto i propri tratti distintivi di forza. Un cartellone ricco per ricordare la figura di Emanuele Artom, importante per Torino. Assolutamente sì, io in qualità di direttore artistico ottempero ad un secondo mandato, cioè una celebrazione istituzionale che è dovuta ad Emanuele Artom, ma c'è anche una celebrazione che è quella che intendiamo fare noi e che è in linea con le cose che facciamo di solito, cioè Emanuele Artom aveva quasi 29 anni quando è stato ucciso e le parole dei suoi diari, diari di un partigiano ebreo, ci riportano in auge una figura di una persona che potrebbe essere in mezzo a noi oggi e che ci parla con una contemporaneità abbastanza disarmante. Io invito chiunque a leggere i diari di un partigiano ebreo e invito chiunque a questa manifestazione che avrà luogo nello spazio di Mirafiori 28, 29 e 30 giugno per riportare in auge la figura, così come si riporta in auge Oscar Wilde o dei grandi pensatori del nostro tempo. Emanuele Artom è stato un grande pensatore, non più del nostro tempo, ma che grazie alle sue parole possiamo riuscire a fare delle riflessioni molto molto profonde. Lui termina i suoi diari con una frase e dice: smetto di scrivere perché diventa buio. Ecco, noi viviamo in tempi bui e non dobbiamo smettere di scrivere, grazie anche all'incoraggiamento che Emanuele Artom ci dà attraverso i suoi diari. Nella tre giorni per Artom anche un gruppo musicale klezmer al femminile. Esatto, le Nuove Chansons sono molto orgogliose di essere state invitate a questa manifestazione. Noi siamo un gruppo di Torino attivo da circa 10 anni ormai e proponiamo la nostra versione di questo genere del folklore ebraico, delle comunità aschenazite dell'Europa centrale orientale. Essendo una musica popolare, prendiamo questi brani e li arrangiamo secondo il nostro gusto e quindi ecco perché proponiamo questa nostra versione.